18. Capitolo 18 che numero? 19:20. Trovato? Matteo 18, versetti 19:20. Cominciamo con questo breve passo. Versetti 19:20. Intitolato Preghiera comunitaria. Facciamo quel segno di croce in cui rinnoviamo la nostra fiducia nell'amore di Dio che è Trinità d'amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benediciamo, Signore, ti rendiamo grazie per essere qui e per i buoni desideri che ci metti nel cuore di pregare insieme per la nostra città. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Leggiamo insieme questi tre versetti, due versetti, 19 e 20. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché cose sono due o tre. Questa parola ispira ogni preghiera di domanda che possiamo fare nella nostra vita e si presenta come un'apertura infinita. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, se due o tre si mettono d'accordo per chiedere qualunque cosa. Ovviamente questa intenzione infinita è da intendere all'interno di quello che Gesù ha detto in tanti punti, cioè l'Eterno Padre ci esaudisce secondo il suo disegno di salvezza. A volte noi facciamo delle richieste che sono proprio in linea con quello che il Signore vuol fare, a volte ci discostiamo, però anche quando le nostre richieste non sono proprio in linea, lo sforzo, l'impegno di presentarci al Signore e di manifestargli i nostri bisogni, questo Dio lo accetta e poi esaudisce le preghiere secondo i suoi disegni. Il beato Charles de Foucault, che è uno che ha speso tanti anni in una preghiera profonda, lui diceva: quando chiediamo le cose al Signore, secondo la sua promessa, lui o ci dà quello che chiediamo, ci dà qualcosa di meglio per la nostra salvezza e per i disegni di Dio. Quindi andiamo avanti con questa fiducia. E stasera abbiamo anche un'intenzione un po' speciale, un po' particolare, che riguarda la nostra città di Messina, di cui tante volte ci lamentiamo per tante cose, però anche sentiamo la responsabilità di fare qualcosa, sia praticamente quando c'è possibile, sia anche con la potenza della preghiera. Pensiamo alla nostra città, chiediamo al Signore che nasca, come Lui vuole e può, una miriade di cenacoli di preghiera. Ecco, perché secondo la nostra esperienza di alcuni di noi, questi cenacoli veramente possono fare un gran bene. Un gran bene. Che cosa sono i cenacoli di preghiera? Sono degli incontri più o meno regolari che si fanno nelle case a piccoli gruppi, che si raduna per pregare. E questa è una cosa molto bella. Io credo che è una strada che Dio ci dà
per riportare la preghiera in famiglia. E in passato tante famiglie cristiane, essendo anche numerose, essendo senza televisione, senza computer, avevano l'abitudine di concludere la giornata con la preghiera di solito del rosario. E questa era una fiamma di unità e anche di fede per le famiglie. Adesso con i cambiamenti che si sono avuti nella società, con tante cose, televisione, famiglie poco numerose, eccetera, eccetera, e in tante famiglie si è spenta la preghiera comunitaria, si è spenta. E questa è una grande povertà, di cui si cominciano a sentire gli effetti, si cominciano a sentire gli effetti. Quindi questi cenacoli possono essere un aiuto per riprendere la famiglia, la preghiera in famiglia, diciamo, anche aiutandosi in piccoli gruppi. Poi c'è anche un altro beneficio che a me piace di mettere in risalto. Questi cenacoli possono diventare un ambiente di formazione comunitaria alla fraternità, nel senso di fraternità. Possono essere un luogo dove ci si conosce gradualmente e ci si possa aiutare. Ci si possa aiutare, si possa costruire una relazione, un'amicizia che a volte nelle nostre chiese e anche nella società non si riesce a fare. Quando è nato il cristianesimo, nei primi secoli, prima ancora che diventasse religione di Stato con Costantino, e il successore, e la vita cristiana era fortemente comunitaria e si svolgeva in gran parte nelle famiglie, diciamo nella casa di qualcuno che ospitava le comunità, ecco. E questa è stata la forza del cristianesimo, perché il cristianesimo è incentrato non tanto sulle liturgie, certo sull'Eucaristia come cosa importante, ma il presupposto è il comandamento dell'amore reciproco: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato voi. Ora questo esige una certa vita di fraternità e di comunità. Il modello che si è sviluppato in Occidente negli ultimi secoli di un cristianesimo quasi di massa, dove si va alle grandi liturgie piuttosto in solitudine, questo non corrisponde tanto al cuore del Vangelo. È una forma di istituzionalizzazione della Chiesa che va bene per i grandi numeri, va bene dal punto di vista pratico per le liturgie, ma è carente di questa relazione profonda di tipo comunitario che poi si riflette anche nella relazione con Dio. Quindi questi cenacoli, se il Signore ci aiutasse a svilupparli, possono essere anche una strada per un cristianesimo più profondo. E poi anche io lo vedo come un contributo che noi possiamo dare allo sviluppo della società, perché la società moderna crea tante solitudini, e questa vita di cenacolo può essere un contesto dove le persone escono da questa solitudine e hanno qualcuno su cui contare per la vita quotidiana. Ecco, qui ci sono anche alcuni che già hanno un po' di esperienza di questa vita di cenacolo, e poi faremo anche una preghiera specifica per loro. Adesso semplicemente ci uniamo in questa intenzione che nella nostra città il Signore ne faccia nascere tanti, e possiamo essere audaci nella preghiera. Poi non sappiamo come il Signore dovrà lui estrarre. Noi confidiamo nella sua onnipotenza, chiediamo per la nostra città mille di questi cenacoli. Ultima cosa voglio dire, che vale per questa preghiera ma anche per altre preghiere di intercessione, è che la nostra preghiera è efficace nella misura in cui siamo uniti tra di noi.
perché Gesù ha detto se due o tre si mettono d'accordo tra di loro otterranno quello che chiedono. In pratica più è presente spiritualmente Gesù attraverso la nostra unità, più il Signore ci esaudirà. Ecco, adesso ci alziamo in piedi e cominciamo la nostra preghiera. Cominciamo con un affidamento, un nuovo affidamento alla Madonna, che ci può aiutare tanto a pregare con fede. Salve o Regina, Madre di misericordia, divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O soggiunta rogata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo Signore Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o Dio, o dolce Vergine Maria. Santa Madre, ti benediciamo, ti lodiamo per la tua presenza nella nostra vita. Chiediamo anche il tuo aiuto stasera per presentare al Signore questa preghiera per tutti i tuoi figli che vivono in Messina. Vogliamo chiedere una grazia speciale, che nascono molti nuovi cenacoli nella nostra città. Manda degli apostoli che possono aprire strade nuove affinché i tuoi figli trovino una nuova via di preghiera e di comunione tra di loro e anche di maggiore responsabilità nei compiti civili. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo, Santa Madre, ci affidiamo a te anche a nome dei nostri concittadini, di tutti quelli che vivono in questa terra. Sei la nostra Madre, noi ci affidiamo a te. Noi ci affidiamo a te. Figlio come principio di salvezza, vogliamo che lui si renda presente nelle nostre famiglie, anche se è tua volontà, attraverso la nascita di molti cenacoli di preghiera. Padre Santo, ti preghiamo nel nome di Gesù e anche per l'immenso amore che tu hai per lui. Vogliamo che lui sia conosciuto nella nostra città, che sia amato e che le nuove generazioni abbiano la sua luce, la sua pace. E a questo scopo fai sorgere una miriade di cenacoli nelle nostre case. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori.
volta, Padre, fondi in noi lo Spirito di Gesù, che questo Spirito ci aiuti ad andare avanti e anche a pregare. E poi una volta diremo, Padre, e fondi in loro lo Spirito di Gesù. Preghiamo per i nostri cittadini, perché il Signore li illumini e li porti su una strada di Vangelo e di nuova preghiera. Ecco, chi è stanco si può anche sedere, gli altri rimangono in piedi. Diventino una luce per quelli che vi partecipano indirettamente anche per la nostra città. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Figlio allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Se parliamo Spirito di Dio, scendi su di loro e voi su di noi.
preghiamo per voi, voi pregate per voi stessi, che il Signore vi rafforzi in questo cammino. Vieni Spirito Santo e dona nuove grazie, Santo Spirito, dona la tua consolazione, la tua sapienza e tanti frutti. Ti chiedo anche, Signore, una fede viva nel potere della preghiera. Ti chiedo anche che si rinnovino attraverso di loro quei prodigi che tu hai operato agli inizi della prima evangelizzazione e di cui ci hai lasciato una traccia nel Vangelo di Marco, capitolo 16, quando hai detto che quelli che crederanno nel tuo nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, opereranno guarigioni e se prenderanno qualche veleno non farà loro danno. Chiediamo, Signore, che questi segni prodigiosi della prima evangelizzazione possano ritornare nelle nostre case per la nostra consolazione, ma anche per risvegliare e suscitare la fede di tanti tuoi figli. Cadere, Signore, dalla loro memoria quei ricordi che ostacolano il loro cammino e li rendono pesanti e inquieti. Fa fiorare nella loro memoria il ricordo dei momenti in cui tu hai toccato la loro vita e hai parlato ai loro cuori. Per questo li benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi ringrazio tanto della buona volontà che avete di venire qui a quest'ora. Che il Signore vi ricompensi. Grazie a lei.